Ciao a tutti, sto per preparare l'hummus di ceci. Si può mangiare anche a colazione se qualcuno vuole cambiare dalla solita colazione dolce. Noi infatti lo mangiamo per la colazione. Allora, ci vogliono acqua, ceci, olio d'oliva, tagine. Non è indispensabile, ma sarebbe la ricetta originale che lo rende più buono, che è la crema di semi di sesamo, cumino, anche questo non è indispensabile, ma questi due ingredienti sono quelli proprio che gli danno il gusto inconfondibile, pepe e sale marino, meglio integrale, e il limone che non ho preso. Qua. Un limone va bene. Allora, frullatore o frullatore immersione va bene. Ceci. Acqua. Partiamo con 50 ml. Dopo uno va a occhio. Facciamo un cucchiaio di tagine, così. Cumino quanto volete. Pepe. Succo di un limone. O se volete iniziare con metà, perché magari non vi piace. Comunque l'hummus deve essere un po' acidognolo. Ecco. Anche se va molto a gusti. Non buttate tutto il limone subito, magari vi fa schifo, dopo dovete buttare via tutto. Sale. Direi un cucchiaino, anche due. Così. Olio che si può mettere già adesso quanto volete e poi aggiungerlo più tardi. ml di acqua sono più che sufficiente. Assaggiamo. Ottimo. Ho messo 3/4 di un limone ed è già sufficiente. Sale anche quello, metterei un po' più di olio, il cumino ne avrò messo un cucchiaino abbondante e va bene. Fatto! Hummus di ceci pronto.
mangiare sul pane a colazione o a merenda o anche come base crema nella piadina. E alto contenuto proteico, pochissimi grassi, super naturale, ottimo per tutti. E allora ci vuole una scatola di ceci. Una scatola di ceci, 50 ml di acqua, un cucchiaio raso di tagine, un cucchiaino di cumino, 2 cucchiaini rasi di sale, 3/4 di un limone e pepe quanto volete. Buon appetito!